Con noi c'è la presidente dell'Associazione Culturale La Mela di Odessa, che è la madre del festival Blues in Town, che proprio quest'anno compie 20 anni. 20 anni di, sicuramente di forti emozioni, di esperienze e di grande passione, di grande lavoro messo al servizio della comunità di Policoro e non solo. Sì, esatto, sono 20 anni di passione e lavoro, sono le parole che sicuramente ci caratterizzano, perché fare 20 anni associativi e organizzare per ben 20 anni una manifestazione di questo tipo non è una cosa facile, ma sicuramente è una cosa che emoziona tantissimo. E abbiamo fatto vari giri, Piazza Segni, Mare, l'esperienza al Pala Ercole e quest'anno nuovamente l'esperienza qui in villa, un luogo bello, accogliente, che avvolge e che abbraccia, un luogo che poi è il cuore del paese, il cuore pulsante, quindi quest'anno vogliamo portare nuovamente nuovo ossigeno, nuova linfa, insomma, alla nostra cittadina che ci ama, insomma, gradisce questi suoni che si sentono, insomma, sotto gli alberi. Sono sicuramente un esempio dell'apprezzamento che abbiamo da parte del nostro pubblico. Edizione 2023, tre nuove iniziative che si aggiungono allo storico evento nell'evento, che è quello dei seminari musicali gratuiti. Parliamo di Caccia al Blues, di Pensieri in Blues e di Astro Blues. Ce li racconti, ce li spieghi? Dicevo prima, la Villa Comunale è un luogo che avvolge e abbraccia e poi ispira soprattutto nuove sensazioni, nuove emozioni, e quindi le tre nuove iniziative di quest'anno. Una è Pensieri Blues, insomma, pensieri e parole, la musica, e ci piaceva l'idea sicuramente di riempire la villa con pensieri di artisti, scrittori dedicati alla musica, alle emozioni, all'arte in genere. Abbiamo pensato di riempire anche noi con pensieri partecipativi da parte del nostro pubblico, invitandoli a esprimerci la loro emozione su dei teli bianchi che poi, insomma, appenderemo sotto i nostri alberi. L'altra iniziativa è Caccia al Blues, Venti di Blues, quindi l'idea di un vento che soffia sui titoli di alcune canzoni, sparpaglia delle lettere con tre colori diversi, l'arancione, il verde e il giallo, sparpaglierà queste lettere all'interno della nostra villa, quindi sotto i nostri alberi, per cui tutti quanti dovrete venire qui, guardarvi attorno e cercare delle lettere, le anagrammerete e troverete il titolo di una canzone e poi riceverete un simpatico ricordo della nostra manifestazione. E poi alziamo gli occhi al cielo, guardiamo le stelle, quindi Astro Blues, Luca Valcaccia, che vi aiuterà a guardare la luna, le stelle in maniera divertente e appassionata.